Bene, ci impiccheranno. E Giorgio si è stancato delle nostre scorrerie. Chi è quel tipaccio? È il capitano Woods Rogers. Non ci tengo a trovarmelo davanti. Vogliamo conferire con gli uomini che si proclamano governatori dell'isola. Charles Vane, Hornigold e Ed Touch. Ed Touch non c'è più. Avanti, per favore. Saranno qui per il perdono del re. Non credo proprio. Cosa vuole fare Hornigold? Coniglio! E che stanno combinando? Sono lieto della vostra decisione, capitano. Temevo che un incontro sarebbe stato arduo. Non scambiate il decoro per deferenza, governatore. Voglio sentire che avete da dire. Dopodiché deciderò in merito. Molto bene. È ben più di quanto mi aspettassi da un vero pirata. Prometto un trattamento equo a chi mi ascolta. Aspettate un momento, governatore Rogers. Questi ladri non rispettano alcun patto. Calma, Commodoro Chamberlain. Ho promesso al capitano Hornigold un trattamento equo. Non vi servirà niente. Uomini come lui macchiano la reputazione del re. Sono un cancro che affligge il nuovo mondo. Figlio di puttana. Però se non hanno sentito te, non sentiranno neanche me. Ma che? È la piazza principale? Quanto c'è di più simile qui? Incredibile. È sporca lurida come un canile. Capitano Hornigold, chiamate i vostri uomini. Ah, ma quelli lì sono i nostri. Rackham, Vane! Il governatore vi vuole! Portate anche Burkett e Cochran. Me ne manca uno. Perché Vane è ritornato lì? Ma sarei scemo. Io non esisto. Ma neanche lui esiste. Ok. Sì, ma il re non ha agito in modo efficace per risolvere la situazione, giusto? Ogni suo tentativo è fallito fino ad ora. Attenzione a ciò che dite del re, governatore. Siete qui per servirlo. Ho i miei metodi, Commodoro, e mi aspetto che eseguiate ogni mio ordine. In realtà lui è circondato da pirati, porca troia, potrebbero ammazzarlo in un secondo. Via di qui, tutti quanti. Fate largo agli emissari del re. Levatevi di mezzo, bastardi! Via! Il nostro scopo ora è trattare con i capi di questa comunità. Tutti gli altri possono tornare ai loro normali affari. Forza, via! Via! Fate in modo che tutti i mercanti, muratori e carpentieri siano radunati e condotti da me nel pomeriggio. Dobbiamo cercare di riparare questa fortezza. Dobbiamo confiscare le armi, governatore, per mandare ai pirati un messaggio molto chiaro, che gli emissari del re sono gente da rispettare. Non voglio causare alcun malumore, Commodoro, e anche se sono armati li superiamo in numero, e di molto. La persuasione è un'arma lenta, ma assai efficace. Charlie, governatore, dovremmo affondare ogni nave che non batte bandiera del re. Ogni altro progetto minerebbe la nostra autorità. Silenzio! Ora sono io il governatore qui, secondo il volere del re, e sarò io a decidere come più mi aggrada. Mi sono spiegato, signore? Sì, certo. I vostri ordini sono cristallini. Commodoro un po' incazzato. Ma voi dai, vi prego, combattete! Charles! Tu sei combattivissimo, dovresti essere già incazzato da anni. Ma chi è quello lì al centro che non lo conosco? Chi è questo qua? Questi sono gli ordini, Commodoro, siamo pronti. Sì? Il governatore Rogers vuole trasformare queste scimmie in uomo. Ma io no.
Torna al tuo posto e aspetta gli ordini. La mia missione è nasconditi. Ok. Uccidi tre guardie appeso a una... Ok. Non sarà così facile. Allora, iniziamo a passare da qua. E proprio adesso devi metterti a diluviare, ovviamente. Non che fosse semplice entrare qua dentro, eh. Allora, vieni qui, amico. Che cazzo hai fatto? Perché sei mollato? Ma sei scemo, Edward? Allora, rieccoci. Stavolta, al posto di buttarti, magari, butta giù lui. Così. Già che ci siamo, prendiamo quello. Chissà quando ne avrò più altre occasioni. Non so se lo butta giù da qua. Quanto pare sì. Pertanto stabiliamo e dichiariamo che nel caso in cui i suddetti pirati ora o entro il 5 di settembre dell'anno domini 1718 si arrenderanno singolarmente o insieme a uno qualsiasi dei segretari di Stato di Gran Bretagna e Irlanda o a qualsiasi governatore o vice governatore presso i domini di oltreoceano, il pirata o i pirati che spontaneamente si arrenderanno avranno il nostro regale perdono per loro stessi e per qualunque atto di pirateria da loro commesso entro e non oltre la data del 5 gennaio ultimo scorso, il mio compleanno. Abbiamo mandato a tutti nostri ammiragli, capitani, ufficiali della Regia Marina, così come a tutti i governatori, comandanti in capo di porti, castelli e altri presidi dei nostri domini. Eccola là dove la campana. Agli ufficiali e ai militari a perseguire e arrestare i suddetti pirati qualora questi ultimi si rifiutassero di arrendersi spontaneamente come stabilito. Appena fatto una cagata. Ah, sono in tantissimi lì a esercitarsi probabilmente, ma nessuno che controlla la campana. E ora ci divertiamo. Senza dardi soporiferi sono una merda. Lì sono oltre il muro. Tu no, però. Mi sta vedendo? No, vede il cadavere. Però non dice nulla. Vi prego di scegliere la retta via, signori. E di accettare il perdono del re con tutto il vostro cuore. Mi sono messo proprio dietro la porta. Perché fino ad allora sarete tutti confinati qui a Nassau. Sono spiacente, ma al confronto di un processo, il perdono è la miglior cosa. Il governatore è fin troppo generoso, Manico. Questo è il messaggio. Accettate subito il perdono del re, altrimenti raderemo al suolo questa città e vi appenderemo per il collo. Calma, Commodoro Chamberlain. Siamo messaggeri, non giustizieri. Non ancora. Grazie, signore. Ne sono finito io. Consideriamolo un colpo di fortuna, amici. Accettiamo il perdono del re e salviamo la dignità che ci resta. Diavoli! Meglio la forca che arrendermi a quel verme! Pensaci bene, Dave.
Abbiamo avuto un'opportunità, l'occasione di partire da zero e dare vita a un governo libero nelle mani di uomini liberi. Ma in 2 anni l'abbiamo gettata via. Non farò di nuovo queste errore. Dice la verità e voi non lo capite. Adieu, stupidi ubriaconi cenciosi. Ci si vede sulla forca. Morirete tutti! Per mano mia. Come osate tradirmi? Voi dovete rimanere pirati, pirati e pirati. Guarda dove viene nascosto. Ma quando mai? Come ci sei arrivato fin qui, Edo? Ora posso massacrare un po' tutti? Sì, dai, intanto. Ah, mai visto, ma davvero. E ora mi vedi? Cavabunga! Davvero. Sì, sì. Suona l'allarme. Non c'è più l'allarme, amico. Cos'è? Ci superate in numero? Oh. Davvero. Adesso non più. Vieni qui, vieni. Dov'è l'allarme, amico? Dov'è l'allarme? Eccotelo qua, l'allarme. Oh, che soddisfazione. Scusate, avrei bisogno di un po' di soldi. Grazie.